quali sono secondo voi, grazie, appunto, anche alla luce di quanto ha già detto l'avvocato Fitco, quali sono i colli di bottiglia da superare in Italia? Quindi cominciamo da Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneos. Ma noi abbiamo due grandi colli di bottiglia, tant'è che ogni tanto mi sembra di essere un salmone che risale controcorrente perché ho un flusso contrario che mi manda indietro. Un primo collo di bottiglia è quello appunto del non avere la chiarezza di un decreto end of waste. Dal 2006 non si può più andare in discarica, sono ormai 11 anni che noi aspettiamo che venga chiarito in maniera definitiva quando un pneumatico ben trattato, correttamente trattato, ha generato materie prime seconde o meglio ancora ha generato dei materiali correttamente impiegabili. Il decreto passa di tavolo in tavolo ma non esce e questo veramente ci affatica moltissimo perché noi stiamo facendo le cose che si è già detto prima ma le stiamo facendo certamente con molta meno capacità di risultato che se avessimo il supporto di una legge che peraltro ci indirizzerebbe ancora meglio e ci impedirebbe magari di fare qualche sbandata. Il secondo tema nel caso del pneumatico fuoriuso è il tema dell'entrata in Italia di pneumatici. Bene, noi stiamo raccogliendo più del 100% dell'immesso e ciò nonostante a fine anno avanzano sul terreno dei pneumatici abbandonati. Questo perché purtroppo in Italia entrano ben più di quelli dichiarati, noi percepiamo dalle dichiarazioni un target di raccolta e percepiamo il contributo, ma se dichiarati 1.000 ne entrano 1.200, quei 200 sono orfani di target e di contributo. Quindi non possiamo fisicamente raccoglierli. Anche qui ci sono delle varianti di decreti in corso per rimediare al problema, oltre alle azioni possibili ovviamente di polizia e di controllo sul territorio. Ed anche qui stiamo aspettando ormai da tanti mesi diciamo queste normative, queste norme, queste regole che ci permetterebbero di incanalare nel corretto flusso anche questa parte residuale che altrimenti continua a creare problema, certo molto meno del passato, però noi vorremmo raggiungere la perfezione totale, ci sono tutti i mezzi per farlo, basterebbe un paio di commi già semipronti, ma questo continuo giro di carte sui tavoli delle istituzioni ci stanno rendendo veramente la vita difficile. Perfetto, grazie, perché poi lei sta sempre nei tempi, quindi Giancarlo Morandi, presidente di COBAT, anche per lei stessa domanda, cosa occorre fare sul piano normativo per andare avanti? La settimana scorsa al Ministero dello Sviluppo Economico c'è stato un incontro dove i ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dei Trasporti, rappresentato dal Vice Ministro, hanno presentato la roadmap sullo sviluppo sulla mobilità sostenibile, un documento su cui abbiamo lavorato tutti quanti coloro che sono interessati, dalle case automobilistiche, a Leni, a tutti quanti in qualche modo sono interessati al problema per un anno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco. I problemi sono talmente tanti che è inutile enumerarli. Quello che manca è la collaborazione tra l'amministrazione pubblica e coloro che giorno dopo giorno lavorano sul territorio. Noi siamo 18 consorzi, non ci siamo solo noi, no? E sarebbe così semplice interloquire e capire qual è la realtà in modo tale da affrontarla correttamente. Purtroppo sembra spesso che l'amministrazione pubblica, parlo soprattutto di quella centrale, no, per cui dei ministeri, per intenderci dei funzionari dei ministeri, vedono la realtà leggendola sui libri, libri che in genere riportano la realtà di 20-30 anni prima. Grazie, quindi il concetto di giuridico è sempre lontano da quello economico. Allora, bravissimo anche lei che è stato nei tempi, grazie a Giancarlo Morandi e Tommaso Campanile, presidente di CONOE. Due titoli quindi, semplificazione legislativa e riorganizzazione dei sistemi consortili, dei consorzi, perché questi hanno dimostrato di essere un valore per l'Italia. Dal 1997 ad oggi i risultati raggiunti attraverso i consorzi nazionali, sono stati eclatanti e siamo diventati un modello per tutta l'Europa, e quindi la necessità di
riformulare questi sistemi garantendo loro la possibilità di svolgere le loro funzioni, che ricordo ancora una volta sono funzioni ambientali, sociali ed economici, non sono funzioni commerciali e di ricerca e di formazione e di educazione, non fanno mercato. Grazie anche a lei Tommaso Campanile anche per la sintesi. Alessandro Massallin, sia altrettanto sintetico. Sì, sono aiutato dal fatto che sulla parte giuridica il collo bottiglia è già stato detto ampiamente. Noi, per darvi un'idea rapidissima, produciamo 300, valorizziamo 300.000 tonnellate di scoria al 99,6%, in totale autonomia energetica. Gran risultato di economia circolare, in realtà potremmo fare molto meglio se si supplisse a determinati problemi. Il primo, la mancanza di uniformità delle autorizzazioni delle regioni, che per noi è un dramma. Noi abbiamo un impianto in Lombardia, un altro in Emilia-Romagna, a Ravenna. Diciamo che le attività che possiamo fare in una regione in particolare non sono le stesse, motivo per cui noi serviamo clienti che sono in tutto l'arco del nord Italia da un solo stabilimento, credo con un grande spreco di risorse e anche di CO2, direi, quindi un grande esempio di economia circolare. Quindi da questo punto sicuramente il sistema va migliorato. L'altro è, sarebbe interessante se si sviluppasse una maggiore progettazione sul sistema, perché l'edilizia per funzionare bene, per dare circolarità, ha bisogno di garanzie di fornitura anche decennali per cambiare prodotto, fare investimenti, per qualunque cosa. Il problema è che poi nel mio settore ci confrontiamo con delle gare pubbliche di appalti a senza scorie di durata un anno o due, quindi finché in e out non si mettono d'accordo o diventano compatibili non funziona. Solo una cosa, in Emilia Romagna invece abbiamo stipulato un contratto di 10 anni con ERA, abbiamo realizzato uno stabilimento e con il nostro output siamo riusciti a fare contratti di 10 anni con tutti i cementieri del nord Italia. Questo è un vero esempio di economia circolare prevista in anticipo. Perfetto, grazie anche Alessandro Massallin. Roberto Millini, per voi forse nel futuro immediato più che un problema normativo c'è un problema tecnologico? Diciamo anche che noi operando in più di 70 paesi nel mondo abbiamo a che fare con 70 legislazioni, quindi non è il mio campo esattamente di attività e preferisco evitare. Esatto, io volevo far rilevare che ancora diciamo la tecnologia non è forse matura, nel senso alcune tecnologie sono già in un, come si dice, un TRL avanzato, quindi un technology readiness level piuttosto alto. Altre invece sono ancora da sviluppare e soprattutto quello che va considerato sono i costi, perché in ogni caso quei costi dobbiamo affrontarli e dobbiamo giocare in modo tale da diminuirli, a renderli compatibili. Il fatto di aver sposato, e qui mi riallaccio all'intervento precedente, le tecnologie di utilizzo della CO2 hanno anche questo senso, cioè di creare valore con un rifiuto, di fatto. Un rifiuto che normalmente non viene considerato tale, viene disperso e quant'altro. Quindi una CCS, un intombamento mi dà un costo, l'utilizzo mi dà un prodotto che mi può compensare almeno parzialmente i costi a monte di cattura e quindi è un processo che poi si evolve. Però il limite è ancora tecnologico. Grazie, concludiamo allora con Paola Ficco. La sfida è totale, perché le chiedo in che modo la nuova legislazione europea ci può aiutare sulla strada del decollo dell'economia circolare. Io continuo a ritenere che la strada può essere una sola, anche in ragione di quello che ho detto prima: o cambia il concetto di disfarsi, oppure in subordine il provvedimento deve sottolineare, scrivere e stabilire quando un rifiuto smette di essere tale. Quando un rifiuto smette di essere tale. Diversamente non andiamo da nessuna parte, perché sempre la Corte Europea di Giustizia, sempre la Corte di Cassazione, che ovviamente gli si pone dietro, hanno stabilito che sono assolutamente certi che debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva dei materiali da classificarsi o meno quali rifiuti.
Quindi noi abbiamo necessità di sapere quando un rifiuto smette di essere tale, se no, neanche ripeto, l'Europa ci aiuta a traghettare. No, ritengo proprio di no. Quindi il pacchetto sull'economia circolare ancora... E questo è necessario, perché se parlo di economia circolare devo capire quando reimmetto cose... appunto nell'economia che non sono più rifiuti e che sfuggono dal famoso disfarsi. Diversamente, essendo, come ho cercato di spiegare velocemente prima, essendo un concetto olistico, non esco mai. E poiché si tratta di, dicevo, norme di diritto pubblico e come tali enucleano posizioni di garanzia, la posizione di garanzia è l'obbligo, il famoso obbligo dell'articolo 40 del codice penale, a mente del quale chiunque ha un obbligo di impedire un evento e non lo impedisce equivale ad averlo commesso. Questo è, cioè, il ragionamento giuridico è semplice, è quasi banale. Quindi abbiamo necessità di questa cosa, però io vedo che non sta succedendo. Bene, grazie a tutti gli interlocutori di questo panel. Siamo stati nei tempi, miracolosamente, e spero che in sala ci fosse qualche rappresentante del Ministero dell'Ambiente che abbia preso appunti per come si possa traghettare meglio nell'epoca, nella transizione, anzi ormai avanzata, all'economia circolare. Grazie anche a voi che avete seguito. Da loro non succede assolutamente niente. No, davvero.